Allora, parliamo un po' del coronavirus. No dai, vabbè, stavo scherzando, anche perché penso vi siete stancati di questo argomento. Tu, a te giornale parlano solamente di questo qui, su YouTube ormai parlano anche solamente di questo. Quindi, mica noia, pensiamo a tutt'altro. Pensiamo a una bella notizia. Oh, una bella notizia sul mio canale, quanto è poi che non si vedeva. Parliamo che ho preso quello, il computer. Non so se si è visto, ma il computer. Spostiamo questo perché facciamo finta che siamo ordinati, no? Scusa. Vai con la sigla. Prima di andare proprio a parlare del computer, di com'è, le caratteristiche e quant'altro, parliamo un attimo della difficoltà di prendere questo computer, perché non va mai come deve andare, va sempre storto, almeno qualcosina deve sempre andare storta. E quindi, partiamo dall'inizio. Partiamo intanto dal fatto che non posso uscire di casa, nessuno di noi può uscire di casa, perché c'è questo benedettissimo coronavirus. Non parlerò oltre di questo Covid-19, andiamo avanti. Oltre a questo, però, la mattina, prima di andare a prendere il computer, è scattata la corrente. E voi direte, e noi che ce ne frega. In pratica per il filo LAN, ovvero per il filo Ethernet che uso io per l'internet, per il computer fisso, il mio filo va dalla postazione in cui c'è in questo momento, sempre dritto fino ad arrivare alla fine della stanza, quindi oltrepassa il muro e va nel corridoio, poi scende, fa sinistra, destra, destra, sopra e va al modem. Perché vi ho detto che è scattata la corrente? Perché quando abbiamo fatto quel buco, io e mio padre, abbiamo toccato un filo di corrente e quindi poi, dopo che abbiamo fatto quel buco, è scattata la corrente più volte. Quindi abbiamo pensato che fosse appunto quel filo che è un po', diciamo che un po' si è rovinato. Ma comunque, ce ne siamo sbattuti direttamente e siamo andati avanti. La mattina però mio padre doveva uscire per fatti suoi, con mia madre per fare la spesa e quant'altro. E quindi ha detto, mentre io faccio la spesa ci metterò un bel po', perché ovviamente mo ci sono le file, i negozi, se manco fossero le poste, ha detto montati la scrivania. E quindi mi sono messo a montarla, volevo fare anche dei piccoli timelapse che fanno tutti quanti in pratica quando si monta qualche cosa. Ho provato a farlo con la fotocamera, ma poi c'è stata la batteria scarica e quindi si è spenta. Ho detto vabbè, può succedere, non l'ho caricata, ci può stare. Mettiamo il telefono. Ho messo il telefono tipo 5 minuti, memoria piena. E quindi niente, niente timelapse, mi dispiace. Comunque, ho montato la scrivania, ho preso il vecchio monitor che avevo, la tastiera avevo presa una nuova per la postazione che verrà. Ma intanto la sto usando, mi sto trovando parecchio bene, anche perché senza fili. Ho rimesso le casse vecchie e quindi ho aspettato poi mio padre. Quindi alla fine vado al negozio con mio padre, prendo questo computer che ho già detto anche su Instagram, che è un computer momentaneo, non è che mi terrò questo a vita finché poi non si rompe o altro, ma semplicemente lo terrò momentaneamente perché stavo senza computer, mi serviva un computer per editare, almeno un computer più potente di quel che avevo io, il portatile. Questo è nettamente più potente e infatti si vede. Non vi dirò le caratteristiche, per chi interessa le metto in descrizione. Fatto sta che torno a casa, monto il computer, funziona tutto ok, ma c'è un problema. Il cavo Ethernet non funziona, non funziona internet. Abbiamo fatto io e mio padre vari tentativi con altri fili per vedere se effettivamente è del filo o no. Fatto sta che abbiamo alla fine ci siamo riusciti a connetterlo, però fa un po' c'è, un po' non c'è, un po' c'è, un po' non c'è, un po' internet c'è, un po' se ne va. E niente, questo era il video. Quindi, alla fine, questo computer com'è? Non è a prestazioni elevatissime, anche perché l'ho pagato solamente 140 euro, che non è nulla per un computer, però essendo nuovo, non è ricondizionato, quindi proprio è nuovo, ed è molto più potente di quello che avevo io, il portatile, mi sento più che soddisfatto. Poi provo anche a fare varie prove, ovvero ho provato a giocare un po' a Minecraft e va fluidissimo. Poi ho provato anche Osu e Osu va anche più che bene. Ho provato anche giochi visual novel, che capirai quanto non ci vuole essere grandissimi requisiti per funzionare. Però intanto sul portatile non ci andavano, qui ci vanno che è una meraviglia. Poi vabbè, ovviamente ho scaricato anche i vari programmi di editing, quali sono anche CyberLink, l'ho provato e mi sono emozionato, proprio stavo godendo. Stavo godendo come un riccio appena nato da poche ore, perché in pratica ho editato il video backstage, che non so se sarà già uscito o uscirà, sul canale Anime Senza Nome, ed era una meraviglia, non ci laggavo, potevo fare quel che volevo, stavo proprio in una pace dei sensi incredibile. Questo video come al solito spoilerate, commentate, condividete e iscrivetevi al prossimo giorno, al prossimo video. Ciao ragazzi!